Ciao amici, sono qui in una delle aree verdi all'interno del parco di Molentargius. C'è un caldo pazzesco, infatti mettersi una t-shirt nera non è stata una grandissima idea. Adesso vado un po' al sole. Perché? Perché ieri ha parlato il nostro presidente del Consiglio. Non sto a farvi come dire, la versione in prosa della poesia di Conte. Mi limito a soffermarmi su due cose che mi hanno colpito. Una è questa, sentite un attimo. Dico solo, facciamo attenzione, le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi che pur in calo continuano ovviamente ad essere registrati quotidianamente. Bene, avete sentito? C'era un velato si fa per dire, riferimento a quello che in questi stessi giorni ha detto il professor Zangrillo, no? Che il virus clinicamente è sparito. Voi, io l'ho capito, però dalle spiegazioni che ho sentito dei telegiornali, secondo me in molti non hanno capito a cosa si riferiva Zangrillo quando ha detto clinicamente non c'è più. Cioè, da un mese a questa parte a San Raffaele nessuno viene più ricoverato in sala di rianimazione a causa del Covid. Questo cosa significa? Significa che, secondo le sue rilevazioni oggettive, cioè quindi basate sul numero di ricoveri in terapia intensiva, chi si ammala di Covid non finisce più da un mese a questa parte in terapia intensiva. Che non significa che il Covid è meno contagioso. Non significa che il virus è sparito del tutto, significa che se adesso si viene contagiati dal Covid si hanno rarissime possibilità di finire in terapia intensiva e quindi, dico io, di conseguenza di morire. Anche specificato che i morti di questi giorni sono di vecchi ricoverati e non di nuovi ricoverati. Perché è importante capire questo? È importante capirlo perché sì, è vero, bisogna continuare a tenere le precauzioni, mascherina, distanziamento sociale. Però, se prima il rischio era quello di morire o di finire in terapia intensiva con gravi danni ai polmoni, adesso il rischio si è ridotto. Magari si viene ricoverati, nella peggiore delle ipotesi, in terapia intensiva, ma la maggior parte dei contagiati rimangono a casa una decina di giorni, di cui 5 con la febbre un po' altina, ma neanche altissima. Quindi, vale la pena bloccare un paese intero? Vale la pena bloccare le attività produttive solo perché dall'altra parte c'è il rischio di farsi 5 giorni a casa con la febbre? Questo è il ragionamento da fare. Non è togliersi la mascherina e far morire la gente. Eliminare il distanziamento sociale e far morire la gente significa tenere la mascherina, tenere il distanziamento sociale, ma non vivere con la paura dentro, insinuata in questi mesi agli italiani, che se ti becchi il Covid muori. Questa è la prima considerazione, che cambia tantissimo per le misure che dovrà prendere il governo per il futuro e per l'atteggiamento che dovranno avere gli italiani nei confronti dei consumi in questi locali. Non si rischia più, perlomeno adesso, a meno che non cambino le cose nelle prossime settimane, ma non si rischia di morire. E non è merito del fatto che abbiamo tenuto le distanze. Il fatto che abbiamo tenuto le distanze e usato la mascherina doveva ridurre i contagi. Non la mortalità. Vi ho detto due cose. La seconda cosa, le domande dei giornalisti. Veramente, domande incredibili. Ci mancava solo che gli chiedessero se si sentiva in imbarazzo per essere così bello e bravo. Veramente. E poi questa immagine qui. È un'immagine, secondo me, senza precedenti, perlomeno io non ricordo mai
una necessità di inquadratura durante una conferenza stampa del Presidente del Consiglio che contemplasse anche la visione del suo portavoce, che è stato protagonista, inquadrato anche in primo piano mentre facevano le domande ai giornalisti. Una cosa che sinceramente a me ha fatto prima ridere e poi un pochino pensare non bene. E chi di voi ha seguito la conferenza stampa dall'inizio alla fine non ha visto sicuramente questo video che io in esclusiva e che è stato tagliato. C'era un giornalista in più rispetto a quelli che avete visto. Io però ho il video perché sotto banco mi è stato passato. Sapete, nell'ambito del giornalismo e dei media in generale ci sono queste cose che viaggiano sotto banco. E ve lo faccio vedere a voi, solo a voi. Senta Presidente Conte, lo sa che mentre lei sta parlando ci sono centinaia di migliaia di persone che si chiedono come arriveranno a settembre, ovvero come passeranno quest'estate perché non stanno guadagnando nulla mentre i soldi dell'Europa arriveranno e saranno spendibili solo a partire dal 2021 e alcune decine di migliaia di cittadini italiani non sanno ancora quando riprenderanno a lavorare perché voi non avete ancora comunicato una data di apertura per le aziende in cui lavorano? Lo conoscevate? No, perché non vi dicono tutto. Bene, io continuo a farmi una passeggiata qui nel verde, fino a quando sarà possibile, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!